canavese è sempre il tradizionale momento in cui tantissimi proloco, tantissimi paesi organizzano eventi storicamente attesi dal pubblico canavesano, non solo. Un settembre molto ricco, anche quello del 2023, e tra gli appuntamenti, tra gli eventi che sono maggiormente attesi, c'è naturalmente la Fiera Autunnale di Valperga. Fiera Autunnale che taglia traguardo della 165esima edizione, quindi un momento storico sentitissimo non solo da chi vive a Valperga, ma anche dalle persone che vogliono passare qualche ora sia in allegria che facendo lo sport, ma anche vivendo di momenti a livello culturale. Siamo qua con il sindaco Walter Sandretto. Buongiorno Walter. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti. Walter, appunto, un evento importante non solo per la comunità di Valperga, perché dopo 165 anni la fiera resiste, è un appuntamento sentito, partecipato, e avrà ancora una volta un programma molto ricco. Programma che si aprirà venerdì 8 di settembre, tra l'altro inaugurazione 19:15, quindi appuntamento per tutti già al taglio del nastro, perché è il momento in cui tra l'altro si andrà a scoprire quello che è il grande lavoro che c'è dietro questa festa da parte sia del Comune di Valperga che della Proloco. Raccontaci. Niente, come hai detto giustamente tu, sono il 165esimo anno che c'è la fiera, festa autunnale, come vogliamo, perché nel tempo comunque sono cambiate diverse situazioni, abbiamo lottato contro tante situazioni anche purtroppo negative, siamo usciti, adesso stiamo cercando di andare avanti il più possibile, ovvio che ogni anno cerchiamo di renderla comunque ricca e far sì che comunque questa festa patronale a tutti gli effetti rimanga in tradizione. È vero che manca qualcosa, manca secondo me una cosa commerciale che ci stiamo lavorando, è un anno ci stiamo lavorando e sicuramente spero che per il prossimo anno riusciamo a metterla, a portare in porto. A tornare i due fasti della fiera. Esatto, ovvio che non sarà la fiera del ramo, certo. Comunque come tutti sappiamo cambiano gli anni, le scuole, non si può più fare, ci sono diverse situazioni trovate, quindi abbiamo dovuto mettere tutto all'interno di Piazza Unità d'Italia, che è una bella piazza comunque di Valperga, con un ampio spiazzo, ampio spazio, e in cui praticamente si può anche garantire una forte, padronanza di sicurezza, perché poi è importante anche quello, quando si organizza determinate manifestazioni, la sicurezza è quella che deve essere prima di tutto. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di garantire questa sicurezza. Ci sono tantissimi eventi, sia musicali che culinari, praticamente, perché con la Proloco sport, sì, tantissimo dedicato a grandi piccini. Tantissimo sport, poi ci sanno praticamente c'è questo calcio mallino umano che tutti i ragazzi potranno giocare, tutto quanto, quindi la bella eterna di Dio. Quindi l'obiettivo insieme alla Proloco e l'altra associazione per fare questo è stato praticamente di portare in piazza praticamente le famiglie, perché le famiglie hanno veramente necessità di fare comunità in questo momento storico, ed è importantissimo che queste manifestazioni vadano avanti proprio ancora per questo, perché questo momento storico difficile di tutte le famiglie, dare un po' di libertà, un po' di allegria, esatto, quindi importante. E ovvio che abbiamo portato avanti tutte le tradizioni, perché comunque adesso calciamo di romano è una cosa nuova, sport, quanto, c'è la biciclettata, come si chiama? Poi abbiamo, partiranno, cioè sarà la prima tappa che partirà all'interno della enogastronomica che fanno della camminata enogastronomica, che ci sarà sempre domenica, quindi per la prima volta praticamente a Valperga che parte all'interno del padiglione del paese, e questo secondo me è una cosa importante, perché va sì della sinergia che c'è tra amministrazione e Proloco e le associazioni valperghesi, perché unire comunque degli eventi e far sì che queste cose funzionano anche in sinergia è molto importante. Sì, tra l'altro un altro momento importante che sarà sempre programmato nella giornata di domenica è quello del ritorno a Valperga degli amici francesi, perché ricordiamo che ormai da alcuni decenni Valperga è generata con il comune di Sant'André della Costa Azzurra, e di recente una vostra delegazione è stata in quella di Sant'André, e domenica
appunto saranno i protagonisti, gli amici francesi che tornano anche a dimostrare quello che diceva prima Sindaco, il fatto che oggi, con quello che abbiamo vissuto, il momento storico che stiamo passando, il fatto di unire sempre di più le genti invece di distanziarle è sicuramente importante. Sì, infatti è quello che noi abbiamo voluto riprendere in mano, nel senso adesso noi rifaremo di nuovo il regolamento sui gemellaggi, perché comunque diciamo è obsoleto, è scaduto, quindi di conseguenza dobbiamo risistemarlo, creare comunque una commissione interna per gestire queste cose, però abbiamo cercato di metterlo in piedi lo stesso, e questo io devo veramente molto comunque l'impegno e l'interesse che ha messo comunque Cortese Graziano, il mio vice sindaco, perché comunque si è adoperato veramente tanto per riunire, da mettere di nuovo in sesto questo gemellaggio, e poi come con Frasca, che anche lui che è andato, l'assessore Frasca, che è andato anche lui in Francia, quindi voglio dire tutte sinergie da parte dell'amministrazione, che cerchiamo di darci una mano uno con l'altro e creare comunque un qualcosa di importante. Il fatto che loro vengono nella nostra festa patronale è importante, perché facciamo vedere che nonostante solo praticamente lo sport, la buona cucina italiana, perché comunque con la Proloco ci sarà sicuramente il massimo, quindi su questo diciamo siamo molto avanti, su questo sicuro, però anche portare comunque le tradizioni e la cultura valperga, questo, e cercare di fare questo scambio culturale tra Italia e Francia, tra le due paesi, le due città che sono gemellati, è veramente importante anche per il futuro comunque delle nostre nuove generazioni, che devono capire che comunque l'Europa, comunque il mondo deve essere unito, deve essere di fuori da ogni non partenenza, il famoso campanilismo, esatto, dobbiamo guardare al di fuori, anche perché come dico sempre, noi Valperga deve aprire gli orizzonti a tutti, ma di fatto stiamo aprendo l'orizzonte a tutti, infatti cerchiamo di partecipare a tutti gli eventi che ci sono comunque del Canavese, se non posso io vanno i miei consiglieri assessori, proprio per dare questa sinergia, questa partecipazione, come viene contraccambiato dagli altri comuni e gli altri amministratori. Poi c'è il primo momento che gli amministratori del Canavese sono uniti, e questo mi fa veramente molto piacere. Mi fa molto piacere, perché è un momento storico che si cerca sempre di trovare le cose che non funzionano. In questo momento c'è proprio una sinergia importante, questo, e ben venga che ci siano queste iniziative, e infatti questo, la festa, il 165 è una festa comunale, la festa autunnale di Valperga è stata praticamente organizzata dal comune in collaborazione con la Proloco e le associazioni. Una volta veniva organizzata dall'associazione, il comune veniva in collaborazione. Visto che sembra che tanto il discorso di responsabilità sono uguali, allora giustamente il sindaco si deve prendere le proprie responsabilità, quindi a questo punto piano di sicurezza e quello che sia le cose importanti all'interno della festa è accollato tutto praticamente il comune perché è giusto, perché comunque non possiamo solo sempre passare per così fantasmi, dobbiamo essere presenti sul territorio e dare una mano a chi il territorio cerca di renderlo ricco, renderlo importante. Certo, diciamo, tanti appuntamenti, si parte venerdì, sabato, domenica, lunedì, si arriverà poi a martedì con un momento tradizionale che è quello di fuochi artificiali, lo spettacolo pirotecnico che ormai da decenni è un momento attesissimo da valperghesi, ma anche da quelli che arrivano da fuori, è sempre il pubblico della Valperga. Che mi ricordo io comunque 50 anni quest'anno, no? Come tu ben sai, quindi sono diciamo 50 anni che comunque, diciamo 45, uno può avere una memoria, no? Perché eri più ragazzino che correvi per vedere martedì sera comunque i fuochi d'artificio. Ricordo che quei frangenti storici praticamente di tantissimi anni fa, quando noi eravamo ragazzi, si faceva tutto la fiera del rame alle scuole, poi si veniva, c'erano le giostre, in piazza Pastore, si faceva questa camminata, questa processione, campo sportivo, perché poi praticamente venivano messi in metà campo sportivo, veniva chiuso e venivano fatti i fuochi d'artificio lì, ed era un momento veramente che noi tutti ci tenevamo. Quindi, sindaco, se mi permette, era il momento di chiusura dell'estate, ma non solo per Valperga, quello era il momento, perché poi la settimana dopo si tornava a scuola. Certo, infatti era proprio l'unico momento
si chiudeva proprio tutto quello che era l'estate, poi si tornava a scuola, si tornava a studiare, si tornava a lavorare, quindi è sempre stata una cosa proprio importante. I fuochi d'artificio di Valperga sono, diciamo, da quello che dico la gente comunque che li vede, cerchiamo sempre di farli nel miglior modo possibile. Mm-hmm. Ovvio che abbiamo cercato delle aziende che facessero questi fuochi d'artificio con i decibel consentiti. Quindi dalla legge, un'attenzione particolare anche agli animali, perché comunque, come giustamente io consiglierò a tutte le persone che hanno degli animali, che comunque per quei 15 minuti che ci saranno fuochi d'artificio di tenerli comunque dentro a casa, di farli soffrire il meno possibile. Capisco questa, cioè sono sensibile anche a questa situazione, però sono quelle tradizioni che comunque devono andare avanti a prescindere, perché se siamo arrivati a 165 anni a fare la festa autunnale e ci sono sempre stati i fuochi d'artificio, quindi vuol dire che comunque... Però già il fatto dell'attenzione di dire questo il numero delle sì, perché ci potevano, basso, certo, ci potevano avere, ci sono dei range praticamente di noi abbiamo cercato di tenere quello più basso proprio per salvaguardare anche la parte degli animali. Certo. Cioè, beh, a questo punto sindaco, non resta che invitare tutti a venire, come dicevamo prima, venerdì, e sin dall'inaugurazione, ma poi anche a partecipare ai vari momenti. Il programma, che tra l'altro troverete anche certo sui nostri canali, è ricchissimo, ci sono veramente tanti momenti nell'arco delle varie giornate, quindi ci sarà appuntamenti per tutti, per i grandi, per i piccini, musica, possibilità di andare a cedere anche all'esibizione musicale in maniera libera, certo. Quindi un'attenzione anche a questo, il fatto di unire anche generazioni diverse. Infatti c'era anche l'inaugurazione, comunque durante l'inaugurazione c'era la partecipazione della Filarmonica Valperghese, certo, è un fiorello praticamente del nostro paese, che quindi ringrazio della loro partecipazione, e poi ringrazio ovviamente tutte le associazioni, ma la Proloco che si è fatto carico di padiglione gastronomico, diciamo gastronomico e tutto, ma veramente con delle delizie molto importanti. C'è la possibilità di avere la pizza venerdì più il menù alla carta, so che comunque il sabato ci sarà il pesce, c'è tutto un bel menù ricco, per tutti i palati, quindi è anche la possibilità di tutti di spendere quello che possono permettersi, nel senso che non fare delle cose praticamente fisse in cui si certo. Devi spendere una cifra enorme, uno può anche spendere comunque 10 euro e andare via soddisfatto. Ci sono tante band musicali, quindi speriamo che vada tutto bene, sicuramente andrà tutto bene, ci sarà sicuramente una bella partecipazione. Abbiamo messo in piedi secondo me un bellissimo Luna Park, quindi invito anche tutti i bambini a partecipare, e come di consueto, grazie alla Proloco, alla sinergia Proloco e Giostrai, il lunedì praticamente avranno questa possibilità i ragazzi delle scuole dell'Istituto mm-hmm. Comprensivo di Valperga, avranno dei biglietti omaggio per poter praticamente il lunedì pomeriggio, dopo l'uscita di scuola, il primo giorno, distendersi tutto e divertirsi poi, dando incontro anche alle famiglie, perché sicuramente i costi sono sempre elevati, quindi chi non ha possibilità magari di fare in quel momento avrà questa possibilità agevolata per poter andare sulle giostre in una park, che penso che sia un'attenzione importante anche in questo momento storico. Non mi resta che ringraziare voi per questa visibilità che comunque date al Comune di Valperga, date a questa importante manifestazione. Mi auguro veramente che ci sia tanta partecipazione, tanta allegria, tante famiglie, tanti giovani, perché dobbiamo veramente far sì che le famiglie siano presenti. Io sono sicuro che le famiglie partecipano, saranno presenti a Valperga e niente, io sarò lì e li attenderò. Vi aspetto tutta parte di casa, non mancherà la mia presenza, e cerchiamo veramente di far vedere che c'è una buona partecipazione, visto che arrivano anche, comunque, come ho detto prima, quelli di Sant'Antonio della Rocca, quindi facciamo vedere che Valperga è un paese unito, ma penso che negli ultimi anni lo stiamo dimostrando che Valperga è unito, si sono abbassati tutti i toni, quindi cerchiamo di migliorare sempre anno per anno, e cerchiamo magari di arrivare con attenzione il prossimo anno di avere un qualcosa in più, da far venire ancora di più magari le persone
da fuori. Quindi questo è sicuro. Sindaco, grazie di esserci venuto a trovare. A questo punto ribadiamo appuntamento da venerdì 8 fino a martedì 12 settembre a Valtarga, 165esima fiera autunnale, un appuntamento imperdibile. Divertimento, buona tavola, cultura, diciamo, c'è veramente di tutto di più. Non resta che presentarsi e passare qualche momento indietro. Sindaco, alla prossima, grazie mille. Grazie a voi, buona giornata.